sempre sentito parlare del cambiamento che è già in atto tra le persone. Allora, volevo chiedere a Marco, quale cultura pensi sia necessaria per abbandonare questo tipo di società egoico-bellica, come la chiami tu, per incamminarsi verso una politica che possa essere più legata alle relazioni e quindi alla convivenza pacifica, alla collaborazione tra le persone? Abbiamo detto delle cose che ci aiutano, cioè tutto il discorso che ha fatto Filomena sul BES, cioè su questo criterio più complesso di valutazione della condizione umana e quindi diciamo della ricchezza intesa in senso non solo monetario, la ricchezza di una persona o di un paese è qualcosa di complesso, è ricco potere, come capita a me, guardare fuori dalla finestra due alberi. Sono dentro una periferia di Roma, ma ho questa fortuna, è una ricchezza per me, piuttosto che magari avere un muro davanti. È ricchezza avere amicizie, è ricchezza sicuramente avere una moglie, eccola là, tre figli. Quindi la ricchezza delle nazioni, per dirla con Adam Smith, è più complessa di quella che abbiamo ridotto con il parametro del PIL. Allora, questo cosa ci dice, secondo me? Ci dice che il punto di partenza di questa rivoluzione non può che essere quello culturale, cioè è il luogo in cui cominciamo a cambiare le idee, appunto. Se tu ti sposti nella valutazione della ricchezza delle nazioni dal parametro meccanico, matematico del PIL, che poi sappiamo appunto tutto quello che sappiamo, no? Su come si calcoli, e come cresca e come decresca, no? E lo sposti su qualche cosa di più complesso, cambi l'ottica e cambierai poi anche le decisioni politiche che ne derivano. Quindi il punto di partenza è la cultura, cioè dobbiamo cambiare tutta una serie di concetti, criticarli e cambiarli. Questo è il luogo centrale della rivoluzione antropologica in atto. La rivoluzione deve, non può che partire, almeno a livello sociale, da una rivoluzione culturale, dice Bauman, una rivoluzione culturale, dalla quale a mio parere siamo ancora molto lontani, anche soltanto sul capire questo siamo lontani, cioè dobbiamo lottare per comprendere, fare comprendere che se vogliamo un cambiamento serio dobbiamo partire continuamente dal livello culturale. E il livello culturale non è soltanto quello, diciamo, creativo, accademico, che è importante naturalmente, delle persone che scrivono libri, che rielaborano i concetti anche come mestiere, ma il livello culturale è quello comune anche, e qui tocchiamo il tema dei mass media, che è centrale secondo me. Cioè, se noi non sviluppiamo questi argomenti in trasmissioni popolari, quindi non incominciamo a condividere e a approfondire in maniera però popolare, popolare che vuol dire semplice, profonda ma semplice, non avremo la forza d'urto per contrastare la cultura dominante, perché è una lotta culturale. Le nostre trasmissioni dominanti, cioè quelle che ancora ci fanno vedere anche in Rai, nonostante che dovrebbe essere il cambiamento, come abbiamo fatto nel Parole Guerriere il 21 febbraio, lo stiamo aspettando questo cambiamento, lo abbiamo invocato con molta fraternità, ma molta forza alla nuova dirigenza, lo stiamo aspettando. L'avete visto voi? Io no. Anzi, ho visto dei cambiamenti che, siccome io sono nato a ceto, direi in peggio pure. Certe trasmissioni le abbiamo viste, erano, diciamo, infatti sono state cancellate dopo 3-4 puntate, le hanno proprio segate loro stesse, quindi se ne sono rese conto pure loro. Quindi se noi continuiamo a fare delle trasmissioni, tutte, anche in Rai, che parlano il linguaggio del PIL, della crescita, in modo acritico,
proponendoci soltanto questo livello di discussione, come se fosse la verità del Vangelo, ma manco, perché pure il Vangelo lo interpretiamo, no? Questo è un dogma. È un dogma indiscutibile. C'è Cottarelli che tutte le sere, in tutte le trasmissioni, ti dice quella storiellina come se fosse la verità, quando invece è una brutta filosofia. È una filosofia delle concettualità, appunto, molto limitate, un punto di vista estremamente ridotto e riduzionistico delle cose. Quindi se noi non partiamo fin tanto in livello culturale, il nostro discorso, amici belli, è perso. Quindi la lotta è culturale ora. Ecco perché abbiamo fatto Parole per Vere, con tutta la nostra umiltà, ma anche con la nostra follia determinata, per dire dentro il Parlamento, davanti al Presidente della Camera, ai ministri, al Presidente della RAI, o all'amministratore delegato, queste cose. Dopodiché è compito poi di ognuno di svolgere il proprio ruolo con responsabilità nella direzione di un cambiamento o nella direzione di una restaurazione. Ora, il livello culturale, cari ragazzi, lo chiamiamo livello 2. C'è un livello 1 e un livello 3, a mio parere. Cioè, il livello culturale, oggi, nella falda antropologica di cui abbiamo parlato prima, cioè qui stiamo cambiando figura antropologica di umanità, questo ce lo dobbiamo ficcare in testa. Diventare un'umanità più relazionale è una rivoluzione antropologica, non c'è mai stata. Quelli che la fanno comoda o facile sono semplicemente ingenui, nel migliore dei casi. Ignorano l'umano. Quindi noi dobbiamo dire con chiarezza che questo cambiamento non ci viene naturale e quindi implica un lavoro su di me, personale, costante e serio, ed è il livello 1. Noi non abbiamo una coscienza universale immediata. Voi ce l'avete in questo momento? No, ve lo dico io. In questo momento voi state pensando di essere su un pianeta? No, non state pensando di essere su un pianeta, non vi viene immediato, però siamo su un pianeta e stiamo ruotando nell'universo. Ci stavate pensando 5 minuti fa? No. Quindi avere una coscienza universale o cosmica o spirituale non ci viene immediato, è un lavoro. Adesso io ve lo sto dicendo e la vostra coscienza si sta dilatando. Pensate che bello, siamo tutti astronauti in questo momento in una stessa capsula che sta ruotando intorno ad una stella di medie dimensioni. In questo momento, questo è vero, no Cottarelli? Questo è vero. Questa stella di medie dimensioni che noi chiamiamo Sole è una delle 200 miliardi di stelle che compongono la nostra galassia. Ora, la nostra galassia, che è fatta lenticolare, si chiama lenticolare perché ha forma di lente, in questo momento sta viaggiando nell'infinito cielo insieme a 200 miliardi di stelle come il Sole. Noi siamo qui, in periferia, se vi fa piacere, non siamo nel centro della galassia, siamo in un'area periferica della galassia. Questa galassia è una delle almeno 100 miliardi di galassie che abbiamo finora individuato. Questa è la nostra attuale realtà fisica. Ci pensiamo normalmente? No. Però se ci pensassimo un po', cioè se lavorassimo di più sul livello 1, la dilatazione della coscienza, forse saremmo anche un po' più aperti di mente nel capire il BES. Capite? Perché capiremmo che siamo veramente dentro un universo molto complesso, tutto intramato di vita, per noi tra l'altro oscura, perché voi sapete che noi conosciamo il 4% della materia dell'universo, il 96% è invisibile. Quindi figuriamoci se è conosciuto. Questa è la verità, cari professori di economia ragionieri.
Quindi il punto 1, la fase 1 è fondamentale se vogliamo nutrire la cultura, il livello 2, in modo forte. Abbiamo bisogno di menti che si esercitino con la meditazione, con l'autoconoscimento, che cioè si liberino continuamente delle nostre illusioni egoiche, egoico-belliche. Siamo pieni di illusioni, ragazzi. Ecco perché questi programmi pietosi delle televisioni, questi battibecchi di scimmie ammaestrate, continuano ad avere tanto pubblico. Perché siamo tutti un po' scimmie, ragazzi. Non sperate che io proietti sugli altri. Questo è tipico dell'ego. No, siamo tutti un po' scimmie ammaestrate. Per diventare umani ce l'ho tempo. Lo diceva il fisico, siamo nella preistoria per certi aspetti, siamo in una transizione di coscienza inedita, straordinaria, quella che Ernesto Balducci chiamava l'uomo inedito che esce nella storia, che vuole guidare la storia, che deve guidare la storia, se no ci distruggiamo. Ma questo, che è il livello 2, la cultura, questa cosa che deve diventare un discorso normale, perché è la realtà. Si debbono fare trasmissioni in cui la cosmologia e l'economia parlino tra loro. La dilatazione della coscienza come liberazione interiore e i progetti di una politica europea non più mortificante parlino tra loro, perché sono connessi. Ecco, probabilmente nei 130 parametri del benessere equo e solidale ci saranno cose utilizzabili in questa chiave, interpretabili, arricchibili. Si può dire, in questa chiave, capite? Quindi il livello 2 è il punto di partenza, la cultura e la cultura popolare. Noi dobbiamo, diciamo, chiedere e ottenere degli spazi crescenti nella comunicazione di massa, oltre che nella rete. La rete è fondamentale, grazie a Dio, perché sennò probabilmente non staremmo qua, se non ci fosse stato questa esplosione di libertà comunicativa attraverso la rete. Non saremmo manco qua, non ci sarebbero parole guerriere, non ci sarebbe stato il Movimento 5 Stelle, non ci sarebbero state nemmeno Darsi Pace, che sono i gruppi che conduco io, che sono tutti anche telematici, YouTube, eccetera. Ma questo non è in antitesi alla comunicazione di massa tradizionale, devono agire sinergicamente. Fin quando noi non otterremo dei programmi che parlino la nuova cultura, che alimentino una nuova cultura, che diventino luoghi creativi della nuova cultura, saremo handicappati fortemente, perché poi tu accendi il televisore e c'hai il dogmatismo economicistico, senza se, senza ma, al massimo con delle varianti, cioè non c'è una critica del paradigma, del sistema mentale. Io l'ho fatto. Queste volte, mo sono andato ultimamente a Linea Notte, ho fatto una tirata di 5 minuti e tra l'altro sta andando molto bene su Facebook, perché se dite comuni, però non è 5 minuti, ci vogliono delle trasmissioni, gliele abbiamo chiesto anche alla nuova dirigenza Rai, io l'ho chiesto esplicitamente, una trasmissione, una, facciamone una, io sono convinto che diventerebbe una trasmissione cult per milioni di persone in Italia che non ne possono più. Sono sicuro di questo. Avremo un'enorme audience, avremo un'immensa audience e faremo un'opera culturale storica. Gli scriverò al presidente. Vogliamo fare una cosa storica? Se la vogliamo fare, io sono pronto. E c'ho anche le idee per farla. Perché tra le tante cose nella mia vita ho fatto anche l'autore, il conduttore radiofonico e televisivo. Quindi lo so fare, anche questo. E sono pronto a giocarmi di nuovo, perché è indispensabile il livello 2. Ma il livello 2, amici miei, si deve nutrire costantemente dal livello 1, ce lo dobbiamo dire, cari ragazzi, se no rifacciamo un'altra pantomima moderna. Che sono le pantomime moderne? Tragiche, eh? Sono, cambiamo il mondo senza cambiare noi stessi. Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione sovietica. Abbiamo creato i lager, abbiamo creato il terrore, abbiamo creato lo sterminio, abbiamo creato purtroppo quello che sappiamo. No? Siamo tutti uguali, Robespierre, che era un genio, ma un genio pericoloso. Siamo tutti uguali,
Però vedete, le vostre teste sono un po' diverse. Ho un'idea, le taglio, così siamo veramente tutti uguali. Allora, vogliamo ripetere un altro errore di questo genere? Vogliamo di nuovo credere di cambiare il mondo con le tecniche? Solo con le tecnologie? Vogliamo di nuovo credere questa cosa, che è vecchia come Frankenstein? L'abbiamo vissuto, sono 200 anni che l'uomo si illude che con le tecnologie farà l'uomo nuovo. Li abbiamo visti, il Golem, c'è una bellissima poesia di Borges che si chiama Golem, in cui il rabbino che costruisce questo golem con le tecniche, alla fine si trova questo deficiente, perché è un deficiente, altro che intelligenza artificiale, la deficienza artificiale, e alla fine si pente di averlo creato. Si pente, perché se non c'è uno spirito umano, creativo, libero, che usa le tecnologie di per sé non cambiano l'io umano, non lo possono cambiare, appartengono ad un altro ordine della realtà. E questa anche filosofia. Allora che fai? Ritorni a essere un meccanicista materialista? Che credi che esista soltanto il meccanismo tecnicistico? Questo è il materialismo, è roba del Settecento. Attenzione ragazzi, quindi il livello 1 deve essere attivato continuamente. Dilatazione della coscienza, pacificazione interiore vera, scioglimento delle illusioni dello spazio-tempo che sono relative. Importanti ma relative. Io sto qua ma non ci sto del tutto, cari ragazzi. Io appartengo, come ognuno di voi, anche ad altri ordini della realtà. Solo che io non me lo scordo mai. Un chiodo. Per cui non posso non parlare. Però questa è la nuova umanità, sarà così. Cioè sarà più consapevole, semplicemente, perché questa è la realtà, non è che è una mia idiosincrasia. Quindi livello 1, alimenta, nutre e ravviva continuamente il livello 2, cioè il rinnovamento culturale, il linguaggio popolare, la creatività culturale, quindi Filomena che fa il suo lavoro di statistica in una maniera spirituale, cioè più olistica, un altro medico, un urbanista, capite? In ogni ambito si rigetta un economista. Perché l'economia non è vero che è solo quello che dice, cioè esiste economia ed economia. C'è un'economia neoliberista e ci può essere un'economia olistica, ci deve essere, come vuoi la chiamare, chiamiamoci, capiamo, della nuova umanità, un'economia, cioè una organizzazione della casa, perché questo vuol dire economia, il nomos dell'ecos, cioè la legge della casa, perché la casa comunque la dobbiamo organizzare, no? Le risorse le dobbiamo dividere, eccetera, eccetera. Tutto questo per rinnovare il livello 3, cioè la politica. Capite? Tutto questo, come diceva giustamente Filomena, deve trasferirsi necessariamente in una rivoluzione democratica permanente, perché è permanente, perché il livello 1 costantemente ci rigenera, non finiremo mai. E il livello 2 costantemente si trasforma, si amplia, si dilata, e quindi il livello 3, cioè la democrazia, diviene quello che è un movimento rivoluzionario pacifico, cioè finalmente la rivoluzione è pacifica, perché si fa con i voti, con la consapevolezza, con l'educazione, con la formazione, l'articolo 3 della Costituzione italiana. E questo è un compito immenso, cari ragazzi, ma è, secondo me, bellissimo, indispensabile, non abbiamo alternative reali, le alternative sono autodistruttive in varie forme, in vari tempi, ma lo vediamo. Dobbiamo con la cultura trasmettere questa consapevolezza che secondo me è già molto diffusa. Io sono convinto da decenni che lo sviluppo della coscienza media è molto oltre la rappresentazione dominante, sia culturale che tanto più politica. Cioè le persone soffrono e vivono quelle cose che sto dicendo, anche a livello irriflesso, cioè non è che pensano necessariamente questi concetti, ma li patiscono, li soffrono e anelano verso qualcosa di diverso, e quindi si tratta di dare una rappresentanza culturale e politica a questa immensa massa umana che siamo noi in transizione.